Walter, raccontaci come ti sei avvicinato a questa arte, a questo mestiere, quanti anni fa e soprattutto come mai, perché non è certamente un mestiere così diffuso questo. Sicuramente, no, non è assolutamente un mestiere diffuso e per giunta ti devo dire che soprattutto nel meridione è ancora più difficile trovare dei liutai. La passione è nata in seguito al fatto che avevo studiato per alcuni anni la viola da braccio, per cui quasi a tutti i musicisti, devo dire, avendo a che fare con molti musicisti, hanno questa passione verso la liuteria. Perché? Perché è una curiosità normale, naturale. Una scuola siciliana a tutti gli effetti non c'è. E noi come fondazione abbiamo fatto due corsi di un anno, non sufficiente per imparare tutta la, però diciamo in grado di dare già le basi e di dare già quelle notizie sufficienti per poter incominciare. E questi due corsi hanno prodotto diversi liutai, soprattutto a Palermo. La maggior parte dei liutai di Palermo sono usciti dalla nostra scuola. Che legno è questo? È acero dei Balcani. La caratteristica di questo legno è un legno duro con delle sciature che fanno un gioco di colori particolari alla luce dovuto al tipo di venatura del certo. Andiamo a montare sulla forma quelli che vengono chiamati zocchietti, pezzettini di legno che vengono posti in questi punti per congiungere le fasce, incollarle in questi punti. La forma, una volta che viene incollato il fondo, la tavola armonica, la forma viene estrapolata, non serve più. Però la forma servirà per fare tanti e tanti altri strumenti all'infinito. Certo. Se la forma viene trattata bene, curata, viene usata bene, si può usare all'infinito per fare tanti altri strumenti, sempre dello stesso modello. Chiudiamo la cassa. Fondo, fasce, piano armonico. Andiamo a lavorare il manico. Prima di montare le corde, un'ultima cosa importante è montare l'anima. Ah, ok, certo. L'anima è un cilindro di abete che viene messo a cassa chiusa con un ferro particolare. Ecco qua, cioè, qui è il ferro per montare l'anima. Viene messo dentro, deve essere fatta una misura precisa. Quindi deve seguire l'inclinazione della tavola del fondo nella parte terminale, perimetrale del, e deve avere un diametro ben preciso per ogni tipo di strumento e deve andarsi a incastrare precisamente tra il piano armonico e il fondo in un punto preciso, il punto G dello strumento lo chiamiamo, no? E questo qui si chiama registrazione. In base a come viene posizionato cambia completamente il suono dello strumento. In base a come viene incastrato dà equilibrio a tutte le corde, perché altrimenti abbiamo uno squilibrio di sonorità. Lo strumento finito, completato, non è completo in realtà. Perché? Perché lo strumento si completa nel tempo. Qual è il fascino che avvolge, che sta dietro a questo strumento? E il fatto è che più invecchia più va cambiando e più va diventando bello. Un musicista imprime allo strumento quella qualità di suono che lui vuole raggiungere e lo strumento riesce, c'è un punto di congiunzione tra musicista e strumento, finalmente si arriva a un equilibrio. Per questo motivo gli strumenti antichi hanno un certo valore. Questa è una viella medievale, strumento nato intorno al 1200. In realtà sono strumenti, questi strumenti, quasi tutti i cordofoni, sono stati portati dai crociati. Il mondo arabo già da questo punto di vista era molto più avanti rispetto al mondo occidentale. Sono strumenti che poi arrivati in Europa sono state cambiate alcune caratteristiche per le esigenze della nostra musica occidentale. Molti di questi strumenti riportano ancora il nome arabo. Sempre c'è l'antenato addirittura della viella, che si chiama Ribeca.
che è un nome proprio, Rebecca è un nome femminile, anche biblico, molto molto famoso, molto noto. E questa viella, diciamo, poteva essere a 4 a 5 corde ed è proprio per poter suonare soltanto musica medievale. A Marineo abbiamo già scoperto l'arte del liutaio, quindi la fabbricazione degli strumenti ad arco. Adesso invece veniamo a scoprire un'altra arte di cui forse si parla veramente poco, ma che è molto interessante da approfondire, ed è quella del panaro. Così si dice, signor Vincenzo? Sì, panaro. Perché si dice panaro? Ma secondo me era perché prima se ci metteva il pane, se prendeva o tetto per essere sicuro, per stare sicuro, non essere, ci potevano essere pure le toppe che potevano andare, invece non ho tetto, era sicuro. Senti, lei da che età ha iniziato a produrre panari? Io ho avuto la fortuna, diciamo fortuna, che mio padre le faceva. Io da bambino ci preparavo pure il materiale, mi facevo prende l'acqua, prende questo, prende quello. E ho cercato di, se non che poi quando mi sono messo in pensione ho detto io lo devo realizzare come mio padre. E ci sono riuscito. Lei prima di tutto sceglie quale legno andare ad utilizzare. E c'è un motivo preciso o è soltanto una questione decorativa, cioè il colore del legno? Sì, tu prendi quello di olivo che è molto ma molto resistente. Devo capire che mio padre mi ha fatto un paniere nel 1961 ed è perfetto. Ed è perfetto, quindi questo dura abbastanza bene. E che poi prende quelle più che sono di questa dimensione. Sottili. Sottili, non puoi prendere quelle più grosse, o meglio, quelle grosse servono per fare cose molto più, per esempio, le cartedde, le ceste grandi per andavano a raccogliere l'uva o non so, altre cose. E queste mi servono per fare questo tipo di paniere di questa dimensione. Polmo è un altro tipo di, ha un altro colore che è molto resistente e pure buono, però è giusto farlo nel periodo di, diciamo così, quando dopo passa l'estate, nel mese di ottobre, novembre, già sono perfette di poter lavorare. Da dove si parte per realizzare un panaro? E allora, anzitutto si prendono queste e si scelgono la grandezza e se ne prendono 8. 8? 8 di queste. Se non che con il coltello si apre a metà e si fa una croce. Sì. Croce che poi mette 4 di qua e 4 di là. E si incomincia a fare la tessitura. E quindi si parte dalla base, diciamo? Certo. Okay. E si lavora con 3 file. Ce ne mette 3 e qua. Come lo stesso, quando poi si arriva a questa dimensione, se ci mettono queste, diciamo così, che si scegliono la lunghezza, sì. E si mettono dentro, vedi? Diciamo a bloccare poi il... No, entrano qui dentro, sì. Accanto a quella, ognuno di quelli che di 8 diventano 16. Alla fine si fa un giro di queste, sì. Lascia 2 per fare il manico per poterlo apprendere. Ora, signor Vincenzo, sarebbe bene probabilmente coinvolgere in qualche modo nel comune di Marineo e non solo anche i più giovani, altrimenti questa è un'arte che rischia di scomparire nel tempo. Certamente, io veramente sono venuto a trovare molti ragazzi giovani che si vogliono imparare e già hanno fatto la prima, la seconda lezione,
Certo, giustamente non hanno le mani come quelle di... Dopo mille perché, mani. Perché ci vuole abbastanza... Però hanno l'intenzione, che le hanno realizzate, di cui c'è stato un ragazzo che faceva parte delle scout, è andato in vacanza e l'ha realizzato. E mi ha fatto sapere, è stata una festa bellissima nei confronti dei suoi compagni e cose via dicendo. Comunque, secondo me alla scuola si dovrebbero portare e far vedere almeno quando, come si può realizzare un paniere del genere. O in alternativa, magari tramite il comune, organizzare dei corsi qui in paese, magari ci saranno dei giovani. Forse, sì. Lei io sarei si propone come maestro. Io sarei a disposizione all'insegnamento. Il maestro gratuito lo abbiamo. Pure. Il maestro, gratuito per giunta, allora il maestro lo abbiamo. Cerchiamo un luogo magari adibito, poi da adibire a queste lezioni, i giovani secondo me poi si avvicinerebbero. Sarebbe molto bello poter realizzare questo sogno. Speriamo bene, in bocca al lupo e grazie. Grazie. Il nostro viaggio in Sicilia prosegue dopo aver scoperto le province di Palermo e Trapani. Arriviamo ad Agrigento, famosa per la Valle dei Templi, ma non solo, perché oggi noi qui ci troviamo a Realmonte. Se il nome del paese vi dice poco, forse vi dirà molto di più la Scala dei Turchi. Questo è uno dei luoghi più iconici della Sicilia, uno dei luoghi più visitati dai turisti nazionali e internazionali, perché si tratta di una spiaggia unica nel suo genere che il vento e il mare nei secoli, nei millenni, hanno forgiato, portandola ad essere quella che oggi noi conosciamo. Una spiaggia dinamica, diversa dalle altre spiagge, dove appunto il bianco di questa marna la rende unica nel suo genere. Questo è un luogo affascinante, un luogo che scopriremo grazie soprattutto alle immagini del drone, perché vi faremo vedere una Scala dei Turchi come luogo, set cinematografico, ma anche come luogo dove potete fare il bagno, luogo da visitare e da rispettare per la tutela anche dell'ambiente. Si tratta di una spiaggia unica nel suo genere e per questo va tutelata. Da qui, dalla Scala dei Turchi e dalla spiaggia di Realmonte, inizia il nostro viaggio in Sicilia alla scoperta della provincia di Agrigento. Dalla Scala dei Turchi ci siamo spostati appena un chilometro per scoprire la villa romana di Durroeli. Siamo sempre nel territorio di Agrigento, ma questa villa romana affacciata sul mare ha una particolarità. È stata scoperta casualmente nel 1907, mentre si stava procedendo alla costruzione della tratta ferroviaria che congiunge Realmonte con Porto Empedocle. Scavi successivi nel 1908 pian piano fecero emergere i reperti di questa villa romana. Altri scavi sono stati fatti tra il 1979 e il 1980, addirittura dall'Università giapponese di Tsukuba. Ma perché è così particolare questa villa? Proprio perché la sua posizione in riva al mare, alla foce del torrente Cottone, rivela come l'edificio sia una villa marittima che, pur avendo probabilmente, come le ville rurali, anche un ruolo nello sfruttamento agricolo del territorio,
rivestiva prevalentemente la funzione di villa d'ozio destinata ad accogliere il suo proprietario nei periodi di vacanza e di relax. Grazie al rinvenimento di alcune tegole bollate, si può dare così un'identità al fortunato proprietario. Sembra si trattasse di Publius Annius, un ricco cittadino romano, appartenente ad una famiglia già nota da Agrigento da un'iscrizione dedicatoria ad Augusto e al figlio adottivo Gaio e da numerose tegule che testimoniano l'attività della famiglia nell'estrazione e nel commercio dello zolfo. La villa è costituita da una parte residenziale, così la immaginiamo, con ambienti organizzati intorno ad una corte colonnata, ed è un ampio settore termale, suddiviso in diversi nuclei, utilizzati con ogni probabilità separatamente da uomini e donne, funzionale alla cura e alla pulizia del corpo, ma possiamo dire anche a quella dell'anima, dato che di fronte c'è il mare. I benefici effetti si basavano sull'alternanza di ambienti bagni caldi e freddi, a dimostrare l'alto livello sociale del proprietario e la ricchezza delle decorazioni pavimentali formate da lastre di marmo di forme e colori diversi, cioè in opus tessellatum, ovvero a mosaico. E proprio i mosaici sono prevalentemente a motivi geometrici in bianco e nero, secondo un gusto diffuso tra il primo e il secondo secolo d.C. E proprio qui si distinguono le decorazioni figurate per la tecnica di due pavimenti diversi, con una raffigurazione di Nettuno, il cui corpo è realizzato con spezzoni di pietra in diverse tonalità di rosso. L'altro, invece, raffigura Scilla e Cariddi. L'analisi dei reperti ci ha permesso così di scoprire come questa villa, oltre ad avere un ruolo molto importante, dimostra il passaggio dei Romani e può datare la villa nel secondo secolo d.C. Federica, intanto dove ci troviamo? Ci troviamo all'interno del Giardino della Colimbetra, un bene gestito dal Fondo per l'Ambiente Italiano che si trova all'interno della Valle dei Templi di Agrigento. Siamo in particolare in una sorta di canyon, scavata artificialmente, scavata da tantissimi schiavi cartaginesi che arrivarono qui come bottino di guerra della battaglia di Mera 2500 anni fa, e ci troviamo tra il Tempio dei Dioscuri ed il Tempio di Vulcano. Questo è un luogo magico, lo vediamo perché qui la natura è intervenuta oltre che la mano dell'uomo. Sì, qua la natura è estremamente rigogliosa e lussureggiante. C'è un po' questo shock nel turista che arriva dal terreno arido, dall'ambiente arido della Valle dei Templi, quindi dalla macchia mediterranea in asciutto, e poi si ritrova improvvisamente all'interno di questo polmone verde, così verde grazie alla presenza dell'acqua. Non solo, qui le nostre 1500 piante del Mediterraneo, Mediterraneo vuol dire tutto praticamente, le nostre appunto piante stanno così bene, sono così verdi e rigogliose proprio perché circondate da pareti di calcarenite. Questa, devi immaginare, era una latomia, quindi una cava di epoca greca per la costruzione dei templi e delle mura di fortificazione. Infatti qui alle tue spalle puoi vedere questa pietra cangiante meravigliosa che protegge questo angolo di paradiso, sono 5 ettari. Immagina che quando è arrivato il FAI qui per la prima volta alla fine degli anni 90, è riuscito a scorgere sotto ben 2 metri di rovi, che sono sì molto belli ma estremamente aggressivi, è riuscito a scorgere questo magico giardino. È intervenuto l'uomo, è intervenuta la natura e questo è diventato un sito visitato tantissimo, dato che appunto negli ultimi 25 anni il FAI si è impegnato a renderlo fruibile ai tanti turisti che arrivano qui. Proprio così, considera che il FAI l'ha ottenuto in concessione nel 99,
Ci sono voluti 2 anni prima di riuscire a salvare gli alberi morenti di questo luogo che era caduto in stato di abbandono. Quindi il Fai lo riapre nel 2001 e da allora il progetto di restauro non si è mai fermato. Considera che ogni giorno lavoriamo per mantenere i nostri agrumi, e questo poi è il significato della parola giardino, in siciliano giardino è l'agrumeto, quindi lavoriamo ogni giorno grazie ai nostri giardinieri per mantenere gli alberi, questi alberi secolari in questa forma, in quest'ottima forma, e stiamo continuando anche ad investire nel futuro. Contiamo infatti dal 2025 in poi di aprire Case Montana, che è il nuovo progetto di restauro del FAI, e di proseguire nel progetto di recupero paesaggistico di un altro 1,5 ettari del giardino, il pianoro proprio accanto alle Case Montana. Federica, adesso siamo all'interno del giardino e uliveti e agrumeti si estendono quasi a perdita d'occhio. Beh sì, all'interno del giardino sono presenti varie tipologie di vegetazione. Lungo le pareti di calcarenite trovi vegetazione rupestre, quindi che cresce spontanea. Poi abbiamo macchia mediterranea in asciutto, quindi ulivi, mandorli, carrubi e pistacchi. Abbiamo macchia mediterranea in irriguo, che necessita quindi di tantissima acqua, e sono i nostri agrumi. Abbiamo infine anche vegetazione ripariale, perché devi sapere che il giardino è attraversato da un piccolo torrente e tutto attorno crescono salici, tamerici e anche canne. C'è anche un progetto di recupero per la casa che vedo lì in fondo. Sì, un progetto estremamente ambizioso. Contiamo di riaprire questa casa al pubblico nel 2025. Questo ci consentirà di ampliare il racconto del giardino, che quindi dal V secolo avanti Cristo, attraverso le epoche, arriverà fino all'epoca in cui questa zona divenne un campo agricolo, un orto frutteto. Devi sapere che quelle case sono state abitate fino agli anni 80 dai contadini della Valle dei Templi. Facciamo un passo indietro, come si fa a mantenere così rigoglioso un giardino che ha bisogno di tantissima cura? Si fa con grande fatica, con grandi investimenti resi possibili grazie a donatori, agli iscritti al FAI, a gente che ci sostiene ogni giorno grazie al biglietto d'ingresso, ad esempio. Considera che qui spendiamo circa 5.000 ore di lavoro agricolo all'anno, c'è veramente un lavoro tostissimo da fare. La squadra però c'è, è uno staff motivato, entusiasta, ma perché non può essere diversamente? Lavorare in un posto simile arricchisce sotto tutti i punti di vista. Ci siamo spostati di pochi metri e abbiamo raggiunto un'altra area bellissima nel giardino. Intanto ci racconti cosa fate qui. Questa sì, è un'area molto gettonata, soprattutto nel periodo estivo. Questa è la zona che noi dedichiamo interamente ai nostri eventi di Sere Fai d'estate, la nostra rassegna di punta. Devi sapere che all'interno del giardino ci sono oltre 70 giornate con evento, quindi quasi una ogni 5 giorni, puoi immaginare il lavoro che ci sta dietro. In quest'area in particolare, che illuminiamo con delle piccole luci sugli alberi, di solito si conducono fuori cantina. Sono delle degustazioni con le migliori cantine siciliane, perché il racconto del vino è chiaramente il racconto del territorio. Senti, raccontami un po', quanti turisti visitano il giardino ogni anno? Allora, siamo circa sui 60-65 mila all'anno. Considera che dall'apertura del giardino abbiamo accolto circa 800 mila visitatori,
il 40% dei quali sono stranieri. Contiamo ovviamente di crescere ancor di più. In questo chiaramente dovrà aiutarci la città, ma tutta la provincia di Agrigento, perché chiaramente il fenomeno della destagionalizzazione può realizzarsi solamente se c'è una comunione di intenti, se il territorio viene raccontato in un determinato modo anche nelle stagioni cosiddette di bassa. Capisci bene che un turista del nord Europa che arriva al Giardino della Colimbetra e trova al Giardino della Colimbetra, così come ad Agrigento, e trova i nostri 20 gradi del mattino, ecco, questo andrebbe comunicato adeguatamente per far venire qui quel turismo che tende a svernare, appunto. Ci stiamo lavorando come città, più che altro il cantiere Agrigento 2025 dovrebbe lavorare in tal senso. Ci aspettiamo un aumento dei visitatori, o meglio ce lo auguriamo veramente. Spero di accogliere almeno il 20% di visitatori in più. Non sarà semplice, però ecco, tutto quello che stiamo facendo ogni giorno in termini di comunicazione, di ampliamento dell'offerta didattica e turistica va in tal senso. Questo percorso che ci hai fatto fare ci ha permesso di scoprire le meraviglie del Giardino della Colimbetra, e di questo ti ringraziamo. Quanto è importante tutelare questo paesaggio, questo territorio, questa nicchia meravigliosa che c'è qui ad Agrigento? Beh, è di fondamentale importanza ed è la nostra missione di ogni giorno, la missione del Fondo per l'Ambiente Italiano, appunto. Noi ci prendiamo cura di questo paesaggio che è la somma di tantissimi elementi. Il paesaggio è storia, è natura, ma ci dice tantissimo dell'uomo. Il Giardino della Colimbetra ci racconta esattamente questo. Da un fabbisogno, da un'utilità per l'uomo, cioè il contadino che aveva necessità di sfamare la propria famiglia, si è creata inevitabilmente bellezza. È stato il contadino a decidere di piantare un nespolo del Giappone quasi in corrispondenza del tempio, oppure ogni agrume ad una determinata distanza l'uno dall'altro. È stato sempre il contadino, per esempio, a piantare il grano al di sotto di questo ulivo plurisecolare, ulivo che fu raffigurato addirittura in uno dei disegni di un viaggiatore del Grand Tour. E quindi ecco, qui secondo me riusciamo a ricongiungerci con l'umanità, con l'essere umano. L'essere umano che per provvedere ad un suo bisogno ha creato armonia e bellezza. Dal Giardino della Colimbetra siamo arrivati qui all'ingresso del Pozzo Ipogeo. Intanto, dove ci troviamo esattamente? Ci troviamo nel cuore del Giardino della Colimbetra, dove si affaccia uno dei due ingressi dell'ipogeo, appunto, di Colimbetra Porta Quinta. Questo è un ipogeo idraulico, risale al V secolo a.C. L'apertura di questo ipogeo nasce da una collaborazione tra l'Ente Parco Valle dei Templi, il FAI, il Fondo Ambiente Italiano, e la nostra associazione che si occupa di speleologia, appunto perché con il FAI era nata appunto questa idea di rendere visitabili dei luoghi che erano stati nascosti fino a pochi anni or sono. Lo sviluppo di questo ipogeo idraulico vede un ingresso dal Giardino della Colimbetra e un'uscita a Porta Quinta, all'interno del Parco della Valle dei Templi. Appunto un ipogeo che deve la sua origine allo sfruttamento delle falde idriche presenti nel nostro territorio per la captazione e lo sfruttamento di una preziosa risorsa idrica quale l'acqua. Vedo che è un'area molto vasta, però, perché da questa foto aerea
dal giardino al Tempio dei Dioscuri alla Porta Quinta, comunque è grande come area. Assolutamente, percorso ipogeo lungo 187 metri, che appunto si snoda da questo lato del bancone calcarenitico che si affaccia verso nord, quindi verso la città di Agrigento, e nel suo percorso sotterraneo poi fuoriesce lungo il bancone sud, nei pressi di Porta Quinta, una delle porte di Akragas, appunto la Porta Quinta. Lo sviluppo è uno sviluppo plano altimetrico molto semplice, ipogeo idraulico, quindi è stato scavato con le caratteristiche degli ipogei idraulici, quindi ipogei con una larghezza di 60-70 cm per un'altezza variabile dal 1,80 m fino a poco più dei 2 metri. Le variazioni di quota sono piuttosto modeste. Nei pressi del pozzo ipogeo che si trova vicino al Tempio dei Dioscuri abbiamo una profondità di 11 metri dal piano di calpestio, dal piano di campagna. È un ipogeo particolare perché ha due ingressi o due uscite, come si vogliono vedere. Normalmente gli ipogei nel nostro territorio hanno soltanto un'unica direzione a fondo cieco, proprio perché la loro realizzazione era prettamente legato allo sfruttamento della risorsa idrica. Quindi sono l'equivalente delle gallerie drenanti che oggi costruiamo per captare l'acqua. 2500 anni fa i greci, grazie alla presenza di questi banconi di calcareniti, che sono delle rocce permeabili, delle rocce sedimentarie, che alla loro base trovano il contatto con una roccia impermeabile delle argille, permettono l'accumularsi di cospicue quantità d'acqua, e quindi l'intuizione dei greci 2500 anni fa fu quella di permettere un utilizzo di questa risorsa sempre cercata e sempre ben sfruttata, un utilizzo appunto razionale, ottimale, scavando questi percorsi, questi tunnel ipogei, e facendo confluire poi in delle cisterne, in delle gebbie, in dei posti di accumulo per poter sfruttare la quantità d'acqua raccolta e poi distribuirla per gli usi che potevano essere in agricoltura, consumo umano e anche rituali, specialmente in quest'area all'interno del parco archeologico, data la presenza dei templi e quindi di rituali che richiedevano l'uso di acqua. Il lavoro che voi state facendo permette di visitare un luogo, questo nello specifico, che prima non c'era, perché il pozzo ipogeo fino a qualche anno fa non era visitabile. Il percorso ipogeo è stato scoperto all'inizio degli anni 2000, era stato quasi completamente interrato. Tramite questo pozzo è iniziata l'esplorazione e poi il ricongiungimento con i due estremi, liberando dai detriti l'ipogeo. La caratteristica di questo percorso è la sua assoluta semplicità, perché è un cammino assolutamente pianeggiante, privo di ostacoli o di insidie, che però al suo interno ha delle caratteristiche che, da luogo antropico, perché ricordiamoci è stato scavato dall'uomo, da luogo antropico viene via via naturalizzato con degli elementi che si possono trovare quasi esclusivamente in cavità naturali, in grotte naturali. Questo perché? Perché la presenza dell'acqua, la percolazione dell'acqua dall'alto arricchisce la stessa di una concentrazione non molto alta di carbonato e in alcuni tratti, quindi nei tratti finali, nei tratti umidi dove è presente l'acqua, ma lo era in maniera molto cospicua sicuramente quando fu realizzato, ha permesso il concrezionamento sia delle pareti che della volta di una patina, in alcuni punti spessa alcune decine di centimetri, di carbonato di calcio purissimo. Anche delle cannule che sarebbero non delle vere e proprie stalattiti, ma delle formazioni congrezionali carbonatiche che dall'alto scendono appunto verso il basso
ancora oggi caratterizzate da un discreto stillicidio della goccia d'acqua che scende dopo una pioggia più o meno intensa. Come associazione Agrigento Sotterranea accompagna i visitatori all'interno di questo percorso. Come si sviluppa per il visitatore comune che vuole venire proprio a visitare questa parte sconosciuta fino a qualche anno fa? Il visitatore può insieme alla visita del giardino associare la visita all'ipogeo. Noi forniamo l'attrezzatura, i caschi, l'illuminazione e li accompagniamo all'interno di questo percorso facendogli appunto raccontando anche il perché, l'origine, perché sono scavati, perché sono stati realizzati gli ipogei, il loro scopo nel contesto naturale, nel contesto storico architettonico dell'epoca. E mano a mano appunto si snoda da un camminamento che vede delle parti via via sempre più interessanti e suggestive, date appunto da questa rinaturalizzazione che l'acqua nel corso dei secoli ha fatto all'interno di questo percorso. E allora visitiamo. Assolutamente sì, è un piacere di accompagnarti all'interno del nostro ti seguiamo. Questo preziosissimo progetto. Noi ci troviamo a uno snodo. Dopo i primi 85 metri circa si apre un pozzo che è stato poi trasformato in una scala per uscire anche grazie alla poca copertura che c'è dalla superficie, siamo a circa meno di 4 metri. E venivano realizzati dei pozzi a delle distanze ben specifiche, 70-80 metri, con una duplice azione. La prima era quella che durante lo scavo permetteva la fuoriuscita dei materiali che venivano cavati. Ricordiamoci che questi ipogei furono realizzati dagli schiavi catturati dopo la battaglia di Mera nel 480 a.C. dall'esercito di Acragas e di Siracusa, che combatterono i cartaginesi e vinsero la battaglia di Mera appunto, e appunto realizzati dall'uomo. Le condizioni sicuramente non erano quelle di favorire il lavoro, ma di favorire la sicurezza del lavoro come la intendiamo oggi. Le condizioni sicuramente non erano quelle che ci saremmo aspettate in un cantiere odierno, erano sicuramente ben peggiori. Ci troviamo appunto in una fase di transizione. Viene realizzato un pozzo dopo circa 60-70 metri scavati, il materiale veniva portato via, l'utilizzo del pozzo poi successivamente era quello di captare l'acqua come si fa nei pozzi attuali, potevano abbassare delle cisterne, dei secchi, il mezzo per tirare sull'acqua. La caratteristica di questi ipogei idraulici è di avere i pozzi fuori asse. Che vuol dire? I pozzi non venivano scavati esattamente sulla perpendicolare, sull'asse, ma venivano scavati esattamente accanto. Ne avremo un bel esempio più avanti, dove un pozzo si è perfettamente conservato, ha una larghezza di 1,5 metri per una profondità di 1 metro. Questi pozzi venivano realizzati fuori asse anche per non compromettere la staticità del luogo, quindi veniva perfettamente conservata la struttura della galleria, quindi la portanza della volta non ne veniva inviciata, venivano realizzati appunto fuori asse con un'apertura laterale che all'incirca era larga quando l'altezza dell'ipogeo, da lì entravano, uscivano anche per fare la manutenzione, per pulire da detriti, da eventuali animali potevano cadere durante il giorno e quant'altro. E anche questo lo possiamo osservare dalle nicchie scavate nella parete di calcarenite. Più avanti ve lo potrò mostrare meglio. Appunto ci sono delle nicchie, delle cavità all'interno dei pozzi, in entrambe le pareti. E si chiamano, queste vengono chiamate pedalore, proprio perché permettevano di salire e scendere come ragni in opposizione mani e piedi agli operatori che dovevano calarsi all'interno dei pozzi e quindi fare la manutenzione o apportare modifiche se serviva una ulteriore modifica all'ipogeo, quindi scavare un nuovo ramo, magari se la falda si era impoverita, o aprire nuove strade per cercare nuove vene d'acqua. Come vi dicevo, siamo all'interno di un bancone di calcarenite.
la calcarenita, una roccia sedimentaria, quella che era un'antica, un'odierna spiaggia. E questo lo vediamo anche dai livelli presenti che ogni tanto affiorano con dei resti fossili. Qui per esempio abbiamo dei pecten, dei glicipes, insomma sono delle conchiglie che troviamo ancora oggi nelle nostre spiagge. Anche la stessa realizzazione del percorso è un percorso tutto sommato abbastanza regolare. La larghezza delle pareti si mantiene mediamente stabile sui 50-60 cm, le altezze vanno cambiando anche in funzione dei sedimenti del fondo che sono stati anche parzialmente liberati. Praticamente si vedono le tracce lasciate durante lo scavo. In alto queste nicchie sono le nicchie lasciate durante lo scavo della galleria dagli operai per illuminare l'ambiente di lavoro. Questo noi lo abbiamo ulteriormente appurato grazie ai reperti trovati durante la disostruzione di questo ipogeo. C'erano dei resti di cocci, di vasellame antico, ma soprattutto il nero fumo lasciato dalla fiamma lungo la parete, per cui durante lo scavo veniva illuminata, come noi illuminiamo artificialmente adesso con le lampade LED. Prima si usavano delle lucerne a olio che venivano poste in queste cavità lungo le pareti. Questa è una delle parti dei congrezionamenti che vi dicevo in parete. Questo è carbonato di calcio quasi puro e trovarlo in una roccia calcarenitica è molto difficile, per il semplice fatto che se fossimo in una roccia carbonatica, i Monti di Palermo, allora sarebbe facile, perché il carbonato di calcio si scioglie e riprecipita. In una roccia calcarenitica il carbonato di calcio è dato soltanto dalla frazione delle conchiglie fossili che rimangono, quindi è una percentuale all'interno del sedimento molto bassa, quindi questo è un indice di grande e elevata percolazione dell'acqua dall'alto. Qui sopra abbiamo oltre 10 metri dal piano di campagna, per cui è indice sia di elevata percolazione ma soprattutto di tanto tempo impiegato alla costruzione di questa concrezione lungo le pareti da parte dell'acqua. Sì, assolutamente, tra l'altro ha una durezza impressionante, questo a colpi di martello difficilmente si scalfisce, quindi è proprio un carbonato estremamente duro. Ma soprattutto è testimonia del fatto che la quantità d'acqua era notevole ai tempi della sua realizzazione. Lo stesso pozzo che abbiamo visto parzialmente crollato, alterato, è qua. Lo vediamo qua. Questo è un pozzo con una sezione di 1 metro per 1,5 metri. Sezione perfettamente rettangolare, da cui si può apprezzare appunto la presenza di queste cavità ai due lati estremi, che sono appunto le pedarole, quindi salivano e scendevano come ragni in opposizione. Anche le pareti qui sono ricoperti da un velo di carbonato di calcio, è come se una pellicola aderente si fosse sovrapposta agli strati, lasciando le stesse strutture della roccia, ma coprendole con questa patina sovrapposta di carbonato di calcio. Ogni tanto dalle fratture si vede la fuoriuscita dell'acqua. Ha piovuto poco, continua a piovere poco, però inizia anche nelle cannule lo stillicidio. Qui abbiamo avuto degli anni dove la quantità d'acqua è stata abbastanza copiosa e zampillava pure da alcuni fori dalle pareti. Questo è uno dei punti più suggestivi. Queste sono delle stalattiti che si sono parzialmente in alcuni punti fuse tra loro, ma soprattutto le cannule, proprio perché la quantità di carbonato di calcio non è talmente alta da formare in tutti i punti un congrezionamento come le stalattiti, quindi forma delle vere e proprie cannucce, delle cannule, cioè riesce a costruire una struttura molto fragile che però nel tempo si va crescendo verso il basso, non riesce ad accrescersi lateralmente. Questo è proprio appunto dovuto alla
poca saturazione del carbonato di calcio nell'acqua. In ogni caso, quello che si viene a ricreare all'interno di una struttura artificiale come quella appunto realizzata dall'uomo all'interno di questo bancone di calcariti è un ambiente quasi del tutto rinaturalizzato. Questi congrezionamenti li troviamo nelle grotte naturali carsi. A quanti metri siamo sottoterra? Qui siamo a circa 11 metri sottoterra. È il punto più basso? Beh, sì, è uno del nostro percorso, il punto più basso raggiunto dall'ipogeo. La temperatura è sempre la stessa, costante? La temperatura si mantiene quasi costantemente intorno a circa 22-23 gradi, con un tasso di umidità molto basso dovuto anche alla presenza dei pozzi e delle due aperture, per cui c'è una buona ventilazione. L'aria non riesce a essere stantia all'interno dell'ipogeo, quindi non c'è un accumulo né di anidride carbonica né di umidità naturale, ma ovviamente le condizioni, specialmente d'estate, qui sono sicuramente ottimali, perché una differenza di temperatura è notevole. I tanti turisti che vengono a volte vorrebbero restare più del tempo necessario per godere dell'ambiente. Siamo appena usciti dal Pozzo Ipogeo, però il percorso prosegue. Il percorso prosegue, si ritorna al Giardino della Colimbetra, siamo a Porta Quinta, una delle antiche porte di accesso alla città di Akragas, e prosegue ritornando nuovamente al giardino per eventualmente rivedere le bellezze del Giardino della Colimbetra. Cosa è la strada degli scrittori? È una rete che collega tutta una serie di piccoli, grandi centri che vanno grosso modo da Caltanissetta a Porto Empedocle, e dove per una coincidenza astrale nel Novecento sono nati, hanno operato, hanno trovato ispirazione i più grandi autori del Novecento italiano. Sciascia, Pirandello, Camilleri, Russello, Rosso di San Secondo, so di dire alcuni nomi che sono meno popolari, ma noi abbiamo deciso di tirar fuori dal dimenticatoio alcuni grandi autori che sono ovviamente meno popolari di Sciascia, Camilleri o Pirandello. Perché? Per far sì che il viaggiatore consapevole si muova lungo questa strada degli scrittori alla scoperta dei personaggi, dei conventi, dei teatri, dei luoghi dove questi grandi autori hanno trovato ispirazione. Vai a Palma di Montechiaro e trovi il convento di una pagina del Gattopardo, vai a Racalmuto e trovi le parrocchie di Re Galpetra, vai a Porto Empedocle e trovi Pirandello, ma anche la vera vigata di Andrea Camilleri. 10 anni fa si calcolava che la presenza media annuale dei viaggiatori, dei turisti, fosse di 500.000 visitatori che arrivavano alla Valle dei Templi con i torpedoni, i pullman, per un'ora, due ore, giusto il tempo di fare una foto al capitello dorico della colonna del Tempio della Concordia, che ovviamente va vista, è il perno di tutto. Ma cosa facevano quei pullman? Dopo mezz'ora via verso Selinunte o Piazza Armerina. E il resto? Il resto no, il resto ve lo raccontiamo noi. Tant'è vero che in questi anni, ovviamente non soltanto per merito nostro, perché il Parco Archeologico della Valle dei Templi, tante altre associazioni si sono mobilitate, quei viaggiatori sono diventati da 500.000 a 1 milione. 2025 è l'anno di Agrigento Capitale della Cultura, e quindi questa iniziativa può consentire di portare una parte dei viaggiatori, che io chiamo consapevoli, non soltanto turisti, a seguire noi per mano, andando ben oltre la Valle dei Templi o la Scala dei Turchi, quelle foto iconiche, perché noi li portiamo appunto fra i vicoli di Porto Empedocle, dove trovi la statua di Pirandello, ma anche la statua del commissario Montalbano, che ha i baffi e i capelli, cioè come lo descrive Andrea Camilleri nella sua vera vigata,
nulla vogliamo togliere a Scicla, Modica, Ragusa, Ibla, dove la regia televisiva ha zoomato per raccontarci il commissario Montalbano in TV. Ben venga, ma abbiamo una vera vigata da fare scoprire. E così con la Regalpetra di Sciascia, ma anche con la Favara di Antonio Russello. Calmuto come Favara, come Palma di Montechiaro, ma la stessa Porto Empedocle, spesso danno di sé un'immagine devastante, un po' arida, perché ci si specchia, si rispecchia anche negli orrori urbanistici, nelle cose che non vanno, una certa eredità culturale, miscelata anche a alla disperazione di chi non trova lavoro. Ecco, io sono convinto che invece questi luoghi possiamo cominciare a considerarli una miniera dove trovare dell'oro. Noi camminiamo su una miniera d'oro. Queste cose che abbiamo raccontato, Regalpetra, Vigata, sono immagini letterarie, ma possono trasformarsi in un motore vitale per l'economia di quei luoghi. Noi presentiamo generalmente nelle scuole oppure quei viaggiatori consapevoli un format della strada degli scrittori che articolato su una lunga intervista che ho realizzato ad Andrea Camilleri e che abbiamo ridotto in 50 minuti. Ma in 50 minuti Camilleri ci racconta tutti questi personaggi, questi luoghi e ci dice: la strada degli scrittori è la strada del formaggio che assapori, del vino che puoi gustare. Cioè il grande Andrea Camilleri capisce che attraverso la cultura o la contaminazione, l'uso di quei nomi dei grandi scrittori, si può anche mettere in moto un meccanismo che consenta alla casa vitivinicola di vendere più vino, all'artigiano, al commerciante, all'albergatore di trovare un onesto, sano business. E questo è l'obiettivo che ci prefiggiamo, sperando che almeno qualche ragazzo, invece di andare a fare il cameriere a Londra, resti nel proprio territorio. Non soltanto a fare i camerieri, ma anche i ciceroni d'autore, mettere su delle cooperative per accogliere quei viaggiatori, farli girare, raccontare. Perché venire in Sicilia e venire a scoprire la strada degli scrittori? Per arricchire la propria cultura e anche per divertirsi, perché diventa una cosa molto molto divertente. Basta pensare che tutti questi autori sono stati linfa vitale per tutte le arti, il cinema, la musica, il teatro, e noi dobbiamo infatti lavorare perché i teatri, le piazze offrano a quei viaggiatori consapevoli anche l'opportunità di un relax straordinario in cui ci sia pure un po' di arricchimento intimo, personale, culturale. Il nostro viaggio non termina qui. Dopo la Scala dei Turchi andremo a visitare Agrigento, la Valle dei Templi, in occasione del riconoscimento di Agrigento come Capitale Italiana della Cultura 2025. Thank you.